Cinque comuni disposti a collaborare e a riflettere su come mettere a sistema una rete di servizi a favore di imprese e cittadini. Fossombrone, Collermetauro, Sant'Ippolito, Montefelcino ed Isola del Piano assistono a un fenomeno di progressivo spopolamento e di perdita di ditte, ma senza passare attraverso fusioni o unioni possono fare rete per attrarre investimenti e rendere più efficienti energia, trasporti, pubblica illuminazione, assistenza sociale, scuola, smaltimento dei rifiuti, manutenzione del territorio, pulizia urbana e progettazione. Se ne è discusso nel corso del convegno organizzato dalla CNA di Pesaro Urbino, dal titolo Territorio, Servizi e Integrazione, un nuovo futuro per la Valle del Metauro, tenutosi nella sede della Tecnoal di Sant'Ippolito. In base ai risultati dell'analisi condotta dal Centro Studi della CNA delle Marche, illustrati dal direttore Giovanni Dini, la popolazione nei comuni considerati oggi è pari a 26.000 abitanti al 1 gennaio 2024. 10 anni prima contava invece quasi 27.000 residenti. L'aumento dell'età media è particolarmente marcato a Isola del Piano, all'opposto vi è il dato di Collermetauro, comune che però, a differenza degli altri, non ha perso residenti. Inoltre, dal 2013 al 2023 è stato registrato un calo delle imprese attive del 10,3%, inferiore sia al dato provinciale che a quello regionale. Tra i cinque comuni la perdita maggiore è registrata da Montefelcino, seguono Fossombrone, Collermetauro, Sant'Ippolito e Isola del Piano. Qui abbiamo dei problemi perché vediamo che dove vengono meno le imprese in termini numerici? Non solo nell'agricoltura e nelle manifatture, ma anche nel commercio. E quando il commercio perde pezzi, purtroppo per questi piccoli comuni c'è un problema di qualità della vita, perché viene meno tutto un modo di vivere nei piccoli comuni sparsi sul territorio. Pensate solo a quello che ai negozi che chiudono, a tutta una serie di pubblici esercizi che vengono meno. Bisogna un po' capire che cosa significa sotto il profilo della qualità della vita. E dobbiamo stare molto attenti a non trascurare alcuni altri fermenti, per esempio l'aumento dei servizi, delle attività di servizio che noi consideriamo ad alto contenuto di conoscenza, cioè ci sono dei settori che stanno incrementando il numero delle imprese. Anche lì abbiamo un mutamento dell'economia molto interessante che dobbiamo attentamente studiare. L'attrattività delle aree non è solo un tema caro ai cittadini, ma anche caro agli imprenditori, che devono poter lavorare in ambienti favorevoli. A parlare poi della necessità di fare sistema è stato Pietro Marcolini, ex presidente Istao, che ha indicato ai sindaci alcune idee per intercettare fondi, finanziamenti e progetti. Tra gli esempi illustrati dal direttore della CPM Luca Manzoni, quelli sul fronte dell'energia e della pubblica illuminazione, che grazie ai servizi in rete hanno già portato notevoli risparmi e maggiore efficienza. La CNA, come ha precisato il segretario regionale Moreno Bordoni, si rende disponibile a offrire dati e analisi, ma anche a monitorare e seguire con attenzione questo percorso che ha come obiettivo quello di invertire la tendenza degli ultimi 10 anni e far crescere e rendere attrattiva tutta la vallata. Gli obiettivi sono fondamentalmente due: uno, mantenere alta la sostenibilità di questi centri che altrimenti faticherebbero anche a livello economico. Il secondo punto fondamentale, che è un obiettivo molto importante, è quello di aumentare sia il numero che la qualità e la professionalità di come vengono poi erogati i servizi sia per i cittadini che per le imprese. Nonostante la crisi degli ultimi anni, questa è una vallata che ha dei dati anche più positivi dell'intera regione, dell'intera provincia di Pesaro Urbino. Ci sono grandi opportunità, ci sono imprese che hanno investito, che hanno mantenuto l'occupazione, che soprattutto hanno fatto ottime performance per quello che riguarda l'export e l'internazionalizzazione. Questi sono fattori essenziali per una crescita di una vallata che ci può dare in futuro grandi soddisfazioni.